Ciao ragazzi, sono viva, come vedete, forse non tanto in questo momento perché ho mal di gola, quindi non mi verrà difficile il soft spoken e poi sono piena di brufoli, ma a quello siete abituati. Allora, come iniziare questo video? Allora, non so da dove iniziare. Innanzitutto mi scuso per la mia lunga assenza, ma io veramente con YouTube non riesco a, proprio con YouTube, non riesco a tenere un ritmo di video, io mi perdo. Non riesco, non so. Cioè, potrei dirvi mille scuse, non ho avuto tempo, non ho avuto modo, cioè in realtà no. Per esempio adesso sono in pausa tra il fare una cosa e un'altra e riesco a fare questo video, avrei potuto farlo anche altre volte, però mi dimentico proprio che ho anche un canale, quindi non riesco a tenere un ritmo e quindi veramente mi dispiace tantissimo per questo, perdonatemi, ma lo sapete che in realtà io ci sono sugli altri social, quindi sono presente lo stesso e saluto tutte le persone che mi hanno chiesto di tornare ogni volta su Instagram o anche nei commenti su YouTube. Allora, prima di cominciare col tema del video, in realtà ho da dirvi due cose importanti. La prima, devo salutare una signora, una persona che è venuta a Carditello, sapete che sono lì al sito di Carditello, e che mi ha riconosciuto, solo che non mi ha salutato, ma me l'ha detto dopo su Instagram e sia lei che la figlia guardano i miei video. Quindi do un saluto, mando un saluto a Carmen e a sua figlia. Grazie per essere venuti a Carditello, grazie per avermi fatto sentire importante. E seconda cosa, avevo messo su Instagram una specie di sondaggio su quel tag che sta girando su YouTube, delle domande, quelle sui pregiudizi, tipo che pregiudizi hai su di me, eccetera. Solo che in realtà mi hanno risposto veramente poche persone, solo tre, a dire la verità, e tutte che hanno canali ASMR, perché su Instagram in realtà dal canale non credo che mi seguano molte persone perché il canale non è, cioè il profilo Instagram non è ASMR, è il mio profilo personale, quindi non so quanti da YouTube veramente mi seguono. E alla fine mi sono arrivate tre cose che vi riassumo adesso, perché fare un video apposito per tre domande mi sembrerebbe veramente poco. Se volete dirmi qualcosa, io lo faccio in un video successivo. Il tag consiste nel fatto che praticamente voi pensate qualcosa su di me e io poi vi confermo se è vera o meno. È una specie appunto di pregiudizio, ma sia in positivo che in negativo. Scusate, ma io ovviamente ho il pigiama e la vesta perché ho freddo. Allora, un messaggio che mi è arrivato, li ho scritti riassunti. Un messaggio che mi è arrivato è di Anna, ASMR, che mi ha scritto: non ho pregiudizi su di te e quindi questo non dico nulla. Grazie. Sei una persona molto una brava persona, ecco. Poi un altro di Eresve, che mi commenta spesso anche qui su YouTube e che saluto, mi ha scritto: hai un carattere molto deciso. Credo lo dicesse in senso positivo perché vicino mi ha messo un cuoricino, e quindi ti confermo che è vero. Credo traspaia anche dai video che ce l'ho. Sì, è vero, non so che altro dirti, cioè sì. Sono in realtà molto sensibile e cioè nel senso basta un soffio per farmi crollare, però sì, così di primo impatto ho un carattere abbastanza deciso. Poi un altro che mi è arrivato è quello di Alessia, ASMR, saluto anche lei, che mi ha scritto che le sembra che io non abbia molta pazienza, e anche questo è vero. Quindi, i vostri pregiudizi su di me sono tutti veri e non vi sbagliate su nulla. Effettivamente è così. Prima che me lo scriviate nei commenti, sì, quello è Alberto Angela, e siccome ce l'ho sulla bacheca dietro la mia scrivania, si vede sempre nei miei video. Allora, veniamo al succo
succo del discorso, anche perché sono passati già 5 minuti. Allora, volevo farvi un video sulle mie agende. Io non sono una cartopazza, non sono una che decora, fa il bullet journal e cose del genere, perché sempre per il fatto che appunto non ho pazienza, ecco, veniamo al discorso di Alessia, e perché non mi ritengo una persona molto creativa, anche se ultimamente, se avete visto su Instagram, mi sto dando i disegni, e che però non creo io, cioè li copio perché non li vedo da un'altra parte, li cerco su Pinterest e li copio, quindi anche lì non è che sia molto creativa. Però io uso l'agenda perché sono una che dimentica praticamente tutto e segno tutto attraverso sigle, quindi non faccio, come si chiama, il color code, l'indice che si usa sul bullet journal, però comunque ho un mio codice personale. E le agende che uso da un paio d'anni sono queste della Legami. Ce l'avevo uguale anche nel 2017, quindi è inutile starvi a farmela vedere. Me la faccio vedere adesso perché l'anno ancora deve finire, quindi magari vi posso far vedere qualche pagina vuota. Allora, questo in realtà è con la visuale orizzontale ed ha questa pagina semplicemente con le righe a fianco. E l'ho presa per sbaglio perché l'anno precedente io avevo quella con la visuale verticale e tutta la settimana era su entrambi i fogli e il sabato e la domenica erano riassunti uno sopra l'altro. Questo invece mette tutti i giorni da un lato e il sabato e la domenica sempre nella stessa riga in questo caso, e poi dall'altro lato ha questo foglio bianco. Credevo di trovarmi male, invece in realtà mi sono trovata meglio con questo, perché se non ce la faccio a scrivere qualcosa qui, lo scrivo qui. Poi per il resto è un'agenda normalissima. Ah, ecco i disegni a proposito. Questo è un disegno che ho copiato. È un'agenda normalissima che ha i dati all'inizio, non ve li faccio vedere perché ci sono cose personali. E poi ha il mese, la visuale del mese all'inizio, il primo dicembre. Ecco qui, la visuale del mese. E poi sempre una pagina a fianco, vuota. A me questo tipo di agenda piace, perché è quello che serve a me, ovvero la visuale mensile, la visuale settimanale e al massimo mezza pagina vuota, ma dove non ci scrivo mai niente. Infatti, per esempio qui, ci ho attaccato una foto di Instagram che mi piaceva particolarmente, compresa la didascalia, e basta. Poi all'inizio questa agenda ha tutte cose che per me sono inutili, tipo una specie di per varie categorie, e quindi a me sta bene questo tipo di agenda. Io da un lato, vediamo se riesco a farvi vedere qualche cosa, qualche settimana, senza farvi vedere cose troppo personali. No, mi sa che non ci riesco. Allora, per esempio, allora qui io nel mese mi scrivo quando ho il ciclo, per esempio, ma lo scrivo anche durante la settimana. Qui scrivo tutti gli impegni che ho. Qui invece scrivo se compro qualcosa, ma essendo povera compro tipo una cosa ogni tanto, così. E infatti non vi sto facendo neanche video urlo perché non sto comprando nulla. Poi cos'altro scrivo? Niente, se esco la sera lo scrivo sempre qui sotto, con chi esco, dove vado, eccetera. E questo, cioè a me l'agenda fondamentalmente serve per questo, e ci scrivo sopra con la matita, quindi non mi servono neanche particolari penne colorate, pennarelli, disegni, eccetera. Qual è il problema di questa agenda e di qua di tutte le agende? Adesso ho visto un video di qualcosa di Harry, di Roberta, che mostra un'agenda che questa cosa non ce l'ha, e non mi ricordo però come si chiama. Comunque quasi tutte le agende al mondo hanno il sabato e la domenica insieme nella visuale settimanale, che per me è una cosa assolutamente deleteria, perché io la maggior parte delle cose le faccio nel weekend, sia di mattina che di sera. Soprattutto la domenica mi serve libera.
come se fosse un altro giorno. E quindi l'unica azienda che non aveva questa cosa di quelle che ho trovato erano le paper blanks, e che è una categoria di agende famosa perché fa a questi motivi un po' etnici, un po' vintage, ecco qui, un po' particolari. Ho misto tra l'orientale e qualcos'altro. Ho deciso di prenderla nel formato 13x18, se non sbaglio. Comunque sul sito si vedono tutti i formati. In pratica è quasi uguale all'altra come formato, solo che è un po' più quadrata ed è fatta un po' più al libro, nel senso che ovviamente è più doppia. Per me va benissimo perché io l'agenda non la porto dietro, cioè questa per me deve stare solo a casa, non la porto in borsa. In borsa al massimo mi porto un'agendina vuota, cioè quelle lì fatte solo con i fogli, un notebook, ecco, diciamo così. Comunque ho deciso di prendere questa. E tra le fantasie un paio erano così a calamita. Avrei preferito la molla, però questa era talmente bella che per me ha vinto su tutte. Ve l'ho fatta vedere già su Instagram diverse volte. Cioè, ma quanto è bella! C'era una che era quasi uguale al diario di Tom Riddle di Harry Potter e mi inquietava un po', però allo stesso tempo mi affascinava. Comunque questa trovo bella. Ah, tra l'altro ormai è già quasi un mese, sì, è un mese che le ho fatte, ma ho fatto per la prima volta il semipermanente e forse ho risolto il problema con le mie unghie, perché quando l'estetista ha sentito che non avevo mai fatto niente alle unghie mi stava tipo guardando malissimo, ma io, con le unghie, sai, quando una cosa dici fa schifo, è inutile perderci tempo. E, però comunque mi stanno durando così, sono dure, ovviamente non si spezzano e le andrò anche a rifare perché ormai la ricrescita è abbastanza lunga. Però mi sto trovando veramente bene e credo che farò sempre questo ormai. All'agenda. Fatta così, ha già i due segnalibri, anche perché non vi ho fatto vedere in questa, ci ho attaccato io due segnalibri, questo è quello della settimana corrente, questo è quello del mese, quindi di novembre di questo mese, e questo è quello del mese precedente, ottobre, perché a volte ho bisogno di vedere cose anche del mese precedente. Questo invece è un segnalibro che tengo dove ho scritto tutte le password, non solo mie, ma di tutta la famiglia, perché ovviamente si affidano tutti a me. Questo ha già due segnalibri di su invece, tra l'altro di due colori bellissimi, perché io amo tutti i colori che vanno dal beige all'arancione, al marrone, e quindi i segnalibri di questi due colori, arancione e ocra. Poi dentro parte così, la copertina di cartone. È uno dei miei trigger preferiti, quello sui fogli e sulle agende. Poi Paper Blanks Agenda 2010. Ah, tra l'altro io questa l'ho presa su Amazon perché avevo uno sconto. C'è un negozio di Roma che la vendeva proprio di questo formato, altrimenti hanno la vendita sul loro sito, normalissimo. Poi qui la pagina è molto più essenziale rispetto a quella della Lega, anche perché la Lega alla fine è una specie di Moleskine, dove c'è nome, telefono e in caso di emergenza con il contatto di emergenza. E come vedete le settimane sono così. Cioè dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica più appunti. Cioè per me questa cosa del sabato e la domenica come gli altri giorni è la vita. Cioè grazie per il Black.
E quindi io adesso scriverò tutto qui. Adesso io con l'altra agenda mi ero abituata a scrivere cose extra nella pagina a fianco. Adesso mi devo riabituare a scrivere tutto nel giorno corrispondente. Però non credo che avrò molti problemi. E poi la differenza di questa agenda è che tutti i mesi, quindi tutta la visuale mensile, sta all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno ci sono tutti i mesi e poi inizia con l'agenda tutta uguale. Non c'è l'interruzione all'inizio di un mese della visuale mensile, questa è tutta uguale. Per esempio, questo è marzo, inizia direttamente aprile, perché la visuale mensile ce l'ha tutta qua all'inizio. Oltre ad avere altre cose, tipo, tra l'altro profumo ancora, oltre ad avere questo, il calendario, celebrazioni, le festività, cose che vabbè non ci interessano. Alla fine ha una sezione tutta vuota di molti fogli per scrivere appunti. Appunti, fogli, sarà qui dove scriverò le mie password, eccetera. Qui scrive, dice qual è il motivo della copertina. E dice che questo delicato motivo floreale di una raffinatezza senza tempo fa pensare alla ricercata eleganza di un salotto ottocentesco. Infatti si chiama floreale filigranato ebano e lo riporta in varie lingue. Poi qui c'è la rubrica nella sua tasca che toglierò e ovviamente questo mi fungerà semplicemente da tasca e basta. E questo, come vi dicevo prima, magari lo uso come agenda in borsa per prendere appunti normali, ma non per scrivere i numeri di telefono, perché è molto fine prendere appunti come se fosse un'agendina normale, nel caso la dovessi usare, ma io di solito queste cose non le uso neanche tanto. Uso i fogli svolazzanti. Cosa che volevo farvi vedere è che da Tiger ultimamente, giusto perché stavo guardando dei video di lettering, oltre ad aver comprato questa tazza con l'alpaca stupenda, ho preso questi pennarelli a doppia punta, di cui uno però già non scrive, se non sbaglio è proprio questo. Sì, comunque sono da un lato con la punta fine e dall'altro con la punta doppia, però per fare il lettering sono un po' complicati, cioè questo è doppio e basta, serve tipo da evidenziatore. Ho fatto anche gli swatch da qualche parte, aspettate un attimo, e uso queste agende così, agendine così per fare gli swatch delle penne, delle cose. La cosa che non mi è piaciuta di questi pennarelli, questi anche sono dei Tiger e non scrivono per niente, li uso solo per bellezza, devo dire la verità, non servono proprio. Sono dei pastelli tipo di legno. Allora, dicevo, di questi pennarelli, la cosa brutta è che non corrispondono per niente al colore che vedete. Allora, per esempio, questi tre. Adesso ve li faccio vedere. In corrispondenza del colore. Cioè, questi sarebbero i primi tre colori. Vi sembrano uguali? Cioè, questo è un rosa e qui è un marrone ramato. Questo è un beige ed è un marrone. Questo è un marrone caldo e invece scritto è un marrone freddo. Cioè, tutta un'altra cosa. Invece, aspettate un attimo. Invece, questi qui azzurri uguali, cioè non cambia molto. 11, 17 e 14. Il 14, come vedete, neanche scrive. Allora, questo è un celeste dal tappo. Scritto è un verde acqua. Quello che più corrisponde è questo, perché è un verde petrolio.
questo azzurro in realtà dal tappo è un azzurro chiaro, scritto è proprio un azzurro buffo, quindi non c'entrano proprio nulla con i colori del tappo. Sinceramente, io avevo già visto che i pennarelli di Tiger non erano granché, però volevo provarli perché alla fine non sono una che usa tantissimo il lettering, quindi ho detto boh, 3 € ce li spendo. Poi soprattutto questi colori qui sono gli stessi colori dell'agenda, quindi volevo usarli per scrivere qualcosa nell'agenda, no? Però effettivamente sono proprio diversi dal tappo e poi uno già non scrive, quindi comunque in qualche modo li userò, per il momento li ho messi nella loro tazza. E tra l'altro non ho più spazio per mettere nulla nella mia stanza. Mamma ha detto smetti di comprare cose perché non sai più dove metterle. E infatti ho preso anche questo, che è lo schiacciapensieri. Questo sarebbe bellissimo usarlo in un video di massaggio alla testa, solo che fatto su di me secondo me non ha molto effetto perché non si sente tanto, dovrei farlo su qualcun altro. Però, cioè, questo veramente è di una rilassatezza unica. All'inizio mi faceva un po' impressione perché mi dava l'idea tipo di un ragno, però rilassa veramente tanto. Questo era tutto per questo video, spero di non sparire per un altro secolo. Tra l'altro non so neanche che anteprima mettere, metterò un'anteprima di qualche foto di Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Continuiamo a tenerci in contatto su Instagram, vi raccomando. E se avete anche dei consigli sulle agende, sui pennarelli, fatemi sapere voi quale agenda usate. Quali vi piacciono, se anche voi siete malate di cartoleria e però non amate perdere troppo tempo.